Lorenzo, sei uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Innanzitutto, come ti stai preparando? Come stanno andando questi giorni di prove? Allora, in realtà bene, abbiamo iniziato molto forte, direi un po' troppo forte perché venerdì mi sono un po' fatto male al ginocchio, quindi questa settimana un po' più riposo, passi, però per sabato saremo pronti, speriamo. Senti, ma come te la cavi con il ballo? Allora, in realtà abbiamo fatto un po' di tutto i primi giorni, poi abbiamo trovato la strada giusta, credo così così, ma non è male, diciamo, una bella esperienza. Senti, come vivi la competizione? Perché comunque per te è la prima volta che ti metti alla prova così, diciamo, in un talent di ballo, quindi come vivi questa cosa della gara? Allora, io in realtà da piccolo, da quando avevo 4-5 anni che gareggiavo, quindi in realtà è una cosa abbastanza che mi sono abituato, diciamo che il campo è nuovo perché si parla di ballare, quindi è completamente nuovo, però diciamo le gare, la competizione è una cosa che mi è molto familiare. Il pubblico non ti conosce se non ovviamente per essere il figlio di, quindi in qualche modo la tua partecipazione è legata anche ad un abbattere il pregiudizio magari che c'è su di te in questo momento? Sì, sicuramente vedranno chi sono io realmente e secondo me tanti vedranno una parte mia che nessuno conosce e sì, chiaramente sarà una cosa diciamo nuova per tutti quanti. Senti, temi il giudizio di qualcuno? Perché comunque ci sono dei giudici particolarmente agguerriti, insomma. Allora, in realtà credo che non mi conoscono ancora tanto bene neanche loro, quindi il primo approccio sarà molto importante. E qualsiasi cosa arriva, noi prendiamo, quindi non è un problema, siamo preparati. Senti, in famiglia cosa ti hanno detto di questa partecipazione? Erano tutti super felici, mi hanno detto tutti quanti fallo perché è un'esperienza bellissima, quindi sono tutti super contenti, mi chiamano tutti i giorni per chiedere come stanno andando le cose e sì, sono molto felici e contenti di come stanno andando le cose. Senti, avere un papà comunque così popolare, così famoso, è per te un po' ingombrante? Allora, in realtà, per come abbiamo vissuto da sempre, non era mai un problema, perché vivendo fuori a Budapest non l'abbiamo vissuta, diciamo, in questo modo. Allora, questo è un po' il motivo principale per cui non viviamo in Italia, perché qua, con lui, il suo nome, sarebbe molto difficile spostarsi e tutto il resto, però in realtà in Ungheria viviamo in tranquillità. Senti, un'ultimissima domanda, visto che lavori nell'Academy comunque con papà, ma conosci Maria Sofia Federico? Sì, sì, la conosco. Che lei ha detto in un'intervista di recente che da te ha preso un palo. Cosa ci vuoi dire? Allora, in realtà come persona, cioè in realtà siamo stati insieme una settimana e poi ovviamente stando insieme abbiamo fatto amicizia, abbiamo parlato dei suoi temi, di cosa pensiamo, ma in realtà niente, nel senso che non so, non so che dire. Senti, come ti stai trovando invece con Lucrezia come insegnante? Benissimo, benissimo, da subito abbiamo trovato un buon feeling perché è una persona molto reale, ci tiene anche lei, è molto seria e quindi ci stiamo dedicando al ballo e sta andando benissimo, direi. Grazie mille. Grazie.